La strategia nazionale per la banda ultralarga in particolare è concepita come una misura dinamica e quindi dovrà essere anche periodicamente aggiornata per adeguare all'evoluzione tecnologica dei servizi e della domanda e inoltre rappresenterà anche una bussola in termini di azione, metodi, organizzazione e strumenti. Secondo l'analisi sottostante, la strategia per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati saranno necessari investimenti per circa 12,3 miliardi e di questi 6 miliardi verranno da fondi pubblici, fino a 5 miliardi tramite il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e il resto a valere sui fondi europei e regionali, i fondi FESR e FEARS. Ed è stato stimato che grazie all'apporto dei finanziamenti privati, che naturalmente sono necessari a fine di questo periodo, cioè entro il 2020, il 100% della popolazione potrà avere accesso a una rete a 30 mega e l'85% sarà coperta da un servizio di connettività oltre i 100 megabit per secondo. Il governo è certamente consapevole anche dei ritardi nell'attuazione della digitalizzazione del Paese ed è per questo che abbiamo, credo per la prima volta, lanciato questo piano, profondendo appunto il massimo impegno anche per sbloccare il processo di sviluppo a vantaggio prima di tutto dei cittadini e delle imprese.